Ciao amici, benvenuti nella magica atmosfera del mio studio. Allora, oggi intendo recuperare questa sedia che è qui nel mio studio da tanto tempo e che voglio dipingere con colori, diciamo, tipici, classici dello stile shabby, anche perché la sedia, come vedete, è una sedia vecchia, è una sedia, poi vi farò vedere il dettaglio con delle tarlature, con un tessuto abbastanza rovinato, quindi restaurarla, diciamo che non vale la spesa perché non è una sedia di valore, però si può sicuramente darle una nuova vita con vernici e colori particolari. Ad esempio la chalk paint, la vernice ad effetto gessato, si presta magnificamente. Devo dire una cosa, che io utilizzerò delle vernici che non sono espressamente, sono chalk paint, cioè sono vernici gessate, e però non sono espressamente create per la stoffa. In particolare questa userò la Rust Oleum finitura gessata, è indicata per le superfici solide, solide, non mi viene il termine, solide. Mentre la classica chalk paint di Annie Sloan si presta veramente a tutte le superfici. Io vi rimando al video in cui ho dipinto le porte con la chalk paint. Non vi dico cosa è venuto fuori. Hai dipinto le porte con la chalk paint, si staccherà. Ho ricevuto dei messaggi, soprattutto da uomini, devo dire, messaggi del tipo si staccherà sicuramente la vernice, verrà un lavoraccio, verrà. Invece no, la vernice è ancora lì, è al suo posto. La vernice gessosa o gessata, anzi gessata è meglio, aderisce a moltissime superfici e ci si tinge persino i tessuti e anche quelli d'arredamento. Nemmeno Rust Oleum ha bisogno di primer, ci vogliono delle superfici certamente pulite, sgrassate, possibilmente levigate con la carta vetrata molto molto sottile, ma non è necessario, lo dice anche qui nelle famigerate spieghe, non è necessario. Ora io lo utilizzerò con il sistema di Annie Sloan, quindi per me è un esperimento, vediamo il risultato, cioè vediamo se questa vernice si comporta come la classica chalk paint Annie Sloan. È una stoffa un pochino rovinata, rimarrà così ed è il motivo per cui ho scelto uno stile di decorazione molto rustico. Tenete presente che probabilmente, amici, intanto prendo il pennello, un ovalino grande ci vuole. Tenete presente, amici, che probabilmente il colore di fondo della poltrona o del tessuto che voi andrete a dipingere si sommerà leggermente alla vernice chalk paint. Io userò un petrolio, color petrolio molto bello di Rust Oleum e invece per l'esterno molto probabilmente poi anche in base al risultato, ma molto probabilmente sarà più chiaro, sarà color panna. Amici, la prima cosa da fare è quella di bagnare il tessuto. Iniziamo subito. Molte chiacchiere, ma iniziamo subito. Allora, e lavoriamo a sezioni. A sezioni, cosa vuol dire? Facciamo prima la seduta. Perché si bagna? Si bagna perché in questo modo il colore che seguirà riuscirà a penetrare meglio nel tessuto e non rimarrà in superficie. Quindi serve proprio come un mezzo per favorire la penetrazione del colore nel tessuto. Quindi prima cosa si bagna abbondantemente. Poi l'asciugatura, tenete conto, tenete presente che l'asciugatura di una sedia trattata in questo modo, di una poltrona trattata in questo modo, richiede un paio di giorni perlomeno. Ecco, una cosa importante che non vi ho detto, amici, nei giorni scorsi ho pulito la superficie di questo tessuto con un prodotto, il classico prodotto spray per tessuti d'arredamento, per automobili, eccetera, eccetera. E devo dire che non, insomma, più di tanto non ho ottenuto. Quindi è possibile che si vedano, si intravedano ancora le macchie, poi staremo a vedere. Allora, adesso io prelevo un po' di azzurro di color petrolio. Lo metto in questo contenitore inclinato in cui c'è acqua. Allora, molta acqua
Molta acqua e poco colore, questo è il principio. Un po' come se dovessimo tingere per immersione, il principio un po' è quello. E quindi procediamo. Ok, è un bel azzurro, si somma leggermente, come vi dicevo, con il colore precedente e quindi vira un po'. In questo caso diventa quasi da blu petrolio, azzurro petrolio, sembra quasi un azzurrino. Se doveste notare che si formano delle macchie perché in un punto c'è più colore, poco diluito, basta mettere acqua e le macchie, diciamo così, spariscono. Allora, quante mani? Mani poche, più di due mani è meglio non dare perché si eviti che, per evitare che si formino come degli spessimenti sulla superficie che non sono gradevoli da vedere. Qui dove il colore è meno uniforme si passa con acqua. Prima che asciughi in superficie e si distribuisce meglio. Questo è un punto in cui manca, quindi passiamoci ancora con del colore. L'assorbimento è irregolare anche per via appunto del tessuto leggermente macchiato. Ecco, l'aspetto è sufficientemente uniforme per la prima mano. Allora, perché non dare tante mani? Perché si potrebbe formare uno spessore, diventare la superficie crispy, esattamente come dice Annie Sloan, un po' crispy, cioè praticamente materica, okay? Mentre è meglio che il colore rimanga nel tessuto. Ora, aspettiamo che si asciughi, ma giusto in superficie, ok? E diamo la seconda mano. E anche qui smorzo un po' il colore, vedo che qua in alcuni punti ha preso di più, in alcuni punti ha preso di meno, anche a seconda delle macchie che il tessuto aveva in maniera abbastanza difficile, è stato difficile toglierle, eh? Ok, ci siamo. Quindi non resta che attendere un po', ma non tantissimo, perché in profondità, come vi ho detto, l'asciugatura del tessuto impiegherà un paio di giorni. Ecco, amici, intanto che aspettiamo che asciughi perlomeno o che comunque non venga rilasciato colore in superficie, diciamo questo, che si può forzare l'asciugatura con il phon, potrebbe virare il colore, quindi l'asciugatura migliore è all'aria e anche al sole, però anche al sole va benissimo. Come potete vedere, ci vuole veramente poco colore, molto poco colore. Allora, vediamo se ci sono degli spot dove. Ma poi toccarlo vedo che è peggio, andare a ritoccare è peggio. Bisogna proprio lasciarlo così. Ecco qui, amici, sto bagnando anche lo schienale e procedo alla stessa maniera, come avete visto finora, per la seduta. Amici, ecco il risultato finale, adesso ve lo faccio vedere nel dettaglio semifinale perché manca ancora qualcosa e ora vedremo di cosa si tratta. Ecco, in particolare vi faccio vedere lo schienale. Ho fatto una prova mettendo lo stencil e poi cancellandolo, quindi mi è rimasta una impronta più chiara e lì mi è venuta l'idea di fare la stessa cosa anche sulla seduta, cioè di avere una zona un po' più chiara al centro, come da sbiadimento per usura, e un po' più colorata all'esterno. Quindi ne ho approfittato, perché poi le idee vengono anche in corso d'opera, per aggiungere del colore qui intorno. Se vogliamo togliere qualche sovrapposizione di colore che ci sembra eccessiva, possiamo farlo con la carta vetrata. Vi mostro un momento la seduta. Ovviamente dove il tessuto è più logoro il colore ha preso di più, però qui è ancora bagnato un pochino.
E poi, come vi dicevo, ho fatto un giro di colore sempre annacquato tutto intorno, tranne qui al centro e qui davanti, per dare l'impressione di un'usura maggiore, insomma. E adesso possiamo procedere con la mascherina. Amici, ditemi se non è bellissima questa mascherina. A proposito, link nell'info box su dove l'ho acquistata. È una mascherina DecoArt di Rayer, è molto bella, è veramente molto. Café Paris, numero 7, Rue du Soleil Marseille, e poi ci sono dei motivi a grottesca. Allora, io userò una mano leggera, il colore sempre un po' diluito, mi basta che rimanga un po' un'impressione. Dunque, uso questo colore grigio inverno, sempre di Rust Oleum. In realtà poi sembrerà un bianco, sulla superficie, perché i colori si sommeranno. Allora, sto procedendo così, sto procedendo in questo modo. Tutte le volte che il colore non mi soddisfa, lascio la parte, quella che, aspetto un attimo, faccio in modo che asciughi la parte che mi interessa, quella che secondo me può rimanere. Ripasso il pennello bagnato con colore sotto. E ripeto l'operazione. Allora, ecco finito il lavoro, adesso ve lo mostro da vicino. Intanto ho dato la vernice, o meglio la vernice gessata, una mano di bianco, una mano di gouache e poi, come si fa nello stile shabby, ho tolto qua e là la vernice per dare quell'aspetto rovinato, un po' anticato anche se vogliamo. Amici, ecco la mia poltrona da studio pronta. Ho anche il mio ciocco per i piedi. Quindi io, amici, vi lascio con queste fotografie e al prossimissimo lavoro. Ciao!